In data 12 gennaio 2018, sono avvenute le attesissime registrazioni delle nuove esterne di Uomini e Donne, per le quali, nel celebre studio televisivo del dating show di Canale 5, si sono presentati i neotronisti, tra cui Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Valentina Dallari. Recentemente, l'ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari ha deciso di rompere il silenzio circa le voci che la vedono da molto tempo vittima di un malessere psicofisico a seguito di molteplici critiche sul piano fisico, giunte sui profili social della DJ. Quest'ultima non ha nascosto di vivere una fase buia della sua vita, in lotta contro la bestia che mette in ginocchio moltissimi teenager e non solo, l'anoressia. In data odierna, 12 gennaio 2018, è avvenuta la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, che continua ad appassionare i fedelissimi telespettatori di Canale 5, soprattutto i giovanissimi. Nello studio televisivo del celebre format targato Mediaset, condotto dall'inarrestabile Maria De Filippi, si sono presentati i neotronisti Mariano Catanzaro, Niloufar Haddati, Sara Affifella e Nicolò Brigante. Alle registrazioni del nuovo appuntamento televisivo di Uomini e Donne, è risultato assente il tronista Paolo Crivellin, molto probabilmente perché alle prese con le sue nuove esterne. Nel corso della nuova puntata del dating show, la redazione del programma ha mostrato al pubblico video presente in studio le emozionanti immagini di un videomessaggio montato per augurare a Valentina Dallari di rimettersi alla grande. Al più presto possibile, forza Vale, quest'ultima è l'esclamazione che il team di Uomini e Donne intende destinare alla magnetica Valentina, ex tronista e DJ dalla vita in continuo tormento e dal cuore ribelle. Stando alle ultime anticipazioni televisive, concernenti i nuovi contenuti di Uomini e Donne, sarebbe stato il neotronista partenopeo Mariano Catanzaro in primis ad avere l'idea video di dedicare un RVM di In Bocca al Lupo alla Dallari, la quale adesso combatte la sfida più dura della sua vita. «Sì, soffro di disturbi alimentari. Sto cercando di risolverli, attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi additano come anoressica di MDA, le persone che soffrono di anoressia hanno un disagio personale e profondo, è come autopunirsi». Queste ultime sono alcune delle dichiarazioni recentemente rilasciate dalla dolcissima Valentina via social media circa il suo male di vivere.